Bene, grazie. Grazie a tutti. È un onore per me, in qualità di presidente della Fondazione 1563 per l'arte e la cultura, darvi il benvenuto. Darvi il benvenuto in una sala a noi molto cara, l'Auditorium Vivaldi, perché è stata restaurata dalla Compagnia di San Paolo, e ringrazio il direttore della Biblioteca Nazionale presente qui in sala, in prime fila, il dottor Guglielmo Bartoletti, e ringrazio ovviamente il presidente dell'Associazione Amici della Biblioteca Nazionale, il generale Franco Cravarizza, per l'accoglienza che sempre ci dà e per la disponibilità. Non abbiamo fatto in tempo a chiedere questa sala, nonostante i grandi impegni che sempre coinvolgono questo luogo, che subito si sono dati tanto da fare per trovarci lo spazio di 2 giorni. Ed accogliervi in un luogo che ci sembra un po' simbolico per un seminario che ha il titolo della fortuna del barocco, perché siamo in un luogo dove l'architettura del Novecento poi si sposa con la facciata delle scuderie di Palazzo Carignano, e quindi un luogo dove contemporaneità e tradizione si coniugano perfettamente. Il presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, arriverà con un quarto d'ora di ritardo, per cui mi ha chiesto di iniziare. Questo in qualche modo mi costringe a cambiare il discorso che avevo immaginato, perché devo necessariamente dire almeno 2 parole di quello che è il rapporto che unisce la Fondazione 1563 alla Compagnia di San Paolo, la casa madre. Per dirlo in pochissime parole, perché il tempo di un saluto deve essere molto breve, mi piace ricordare ciò che è scritto nei nostri 2 statuti. Nello statuto della Compagnia di San Paolo si dice che lo scopo dell'attività è l'utilità sociale. Nello statuto della Fondazione 1563, che cosa si dice? Si dice che noi promuoviamo la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e realizziamo attività di ricerca e di sostegno all'alta formazione nelle discipline umanistiche. Quindi utilità sociale, discipline umanistiche, questo è il connubio sul quale vorrei far riflettere. Siamo evidentemente come gruppo, un gruppo che reputa che la società alla quale aspiriamo è una società nella quale le arti e le lettere sono fondamentali per lo sviluppo del capitale umano. E questo è il pensiero che muove tutte le nostre azioni. Ora, essendo la Fondazione 1563 un ente strumentale della Compagnia, si deve porre il tema del come si realizzano certi presupposti e certi ideali. Noi abbiamo immaginato fin dall'inizio di dover gestire l'archivio storico della Compagnia di San Paolo, ci è stato affidato. E questo è un patrimonio che va dal 1563 ai giorni nostri e che racconta non solo la storia della nostra istituzione, della confraternita, ma la storia molto più vasta di uno spaccato di una società, e attraversa tutti i secoli, raccontando non solo la storia di Torino, ma la storia del Piemonte e anche in un'accezione molto più ampia nel momento in cui è diventata un'istituzione di livello europeo. E questa è una delle attività che ci sono state affidate. L'altra era quella di dare vita a un grande programma dedicato all'età e alla cultura del barocco.
La scelta nasce temporale, di epoca, nasce da quelle che sono le linee programmatiche della Compagnia di San Paolo, non solo perché è parte della nostra storia, comunque il barocco come confraterno, come antica confraternita, ma perché molte delle politiche culturali della Compagnia sono legate al ridisegno e la valorizzazione di quello che è il patrimonio culturale dell'epoca barocca. Non solo quando parliamo di distretti dei musei nel centro storico di Torino o a Genova, ma anche in tutto il territorio sia piemontese che ligure. Questa è la motivazione della scelta e del fatto che credevamo poter lavorare dando degli apporti nuovi, degli sguardi nuovi a una identità che ritenevamo forte nelle aree che sono di nostra competenza. Abbiamo così dato vita a un programma che si chiama il Programma per l'età e la cultura del barocco. Io, se guardo la sala, credo che dovrei ringraziare quasi ogni persona che è in questo luogo, e perché è un lavoro, è un progetto che si è sedimentato nel tempo, che ha radici molto lontane. È un lavoro che abbiamo fatto ogni giorno cercando di accreditare soprattutto la nostra fondazione, che non aveva questa origine di fondazione di ricerca e che quindi umilmente doveva cercare di dimostrare la propria competenza nell'affrontare determinati temi. Veramente dovrei ringraziare tantissimi studiosi che con una parola, con un gesto, con uno scritto, con un suggerimento, facendo parte di advisory board, hanno tutti contribuito a quello che oggi noi andiamo ad inaugurare. Non lo faccio perché sarebbe il convegno di un elenco di nomi, ma poi dimenticherei qualcuno, però consentitemi di ringraziare una sola persona. Lo faccio perché non ho molte occasioni per farlo pubblicamente e perché è una persona che ha un ruolo istituzionale all'interno della Fondazione 1563 ed è il nostro vicepresidente, la professoressa Michela Di Macco. Michela Di Macco che ha curato fin dall'inizio, 2012, se non prima, addirittura no, direi prima, con una passione e una dedizione questo grande programma. Mettendo insieme tutte le competenze che aveva e che è impossibile sintetizzarle, Michela, semplicemente la tua fama internazionale, io posso dire che è quella che ci ha consentito soprattutto di creare quella rete di relazioni, quella rete di rapporti e di dialoghi che ci permettono oggi di avere un convegno di così alto respiro. Il programma al quale abbiamo dato origine ha una serie di assi di interventi. Il primo è quello che riguarda le borse di studio che abbiamo emanato dal 2012 e che vedono oggi lavorare ben 18 studiosi, 18 tutor, 18 centri di ricerca. Poi abbiamo una sezione che è più legata alle indagini di ricerche sul barocco legate al nostro archivio. Dal prossimo anno ci sarà un premio. E accanto a tutto questo c'è anche questo importantissimo progetto che ha come titolo Antico e Moderno Roma, Parigi, Torino 1680-1750. Legato a è un
segmento del programma che a sua volta si articola in tantissime azioni. Non ultima inserirei in questo segmento anche l'attuale convegno, due giorni di studio che stiamo aprendo, e qui devo ringraziare ancora una persona che è il professor Pino Dardanello, che per tutta questa parte è stato un compagno di viaggio straordinario per la Fondazione, è curatore insieme a Michello di tutta questa parte delle nostre attività, e un grazie per i tanti spunti, suggerimenti e azioni che abbiamo intrapreso insieme. Ora, il convegno sarà un convegno di dialogo, di dibattito, come è stato quello che, il lavoro che abbiamo fatto nei mesi passati. È uno scambio non solo tra generazioni, ma è proprio uno scambio di punti di vista. Nell'idea alla quale diciamo credo fortemente, che la contemporaneità sia soprattutto la capacità, il coraggio di guardare alle cose. Quindi non è un problema generazionale, è un impegno morale, è il guardare con occhi sempre nuovi, con occhi sempre limpidi, a qualcosa che si conosce magari da sempre, ma dove si ha sempre la voglia di rimettere in discussione e di accettare i suggerimenti o i consigli o anche solo lo sguardo di qualcuno che ci fa vedere cosa c'è oltre magari una memoria sedimentata. E quindi vedrete come è organizzato, c'è sempre un momento in cui più voci parlano, è un momento corale, e gli atti saranno, vi restituiranno questa incredibile coralità della quale insomma vado molto fiera. E di coralità si parla anche quando vedete accanto a me una persona che io sono imbarazzata a presentare, perché come si fa a presentare Mercedes Viale Ferrero? Non si trovano le parole. Io ho qui scritte tre righe, ma una sola cosa mi ha detto, sì. Posso dirla? Sì, certo. Posso dirla? Mi ha detto: io voglio essere solo presentata come la persona che era presente nel gruppo e ha lavorato alla mostra del barocco nel 1963. E io trovo che sia straordinaria questa presentazione, perché tutto il resto parla la sua presenza. Quindi io ringrazio veramente di questa testimonianza, di voler essere la persona che dà, sì, meritatamente il benvenuto a Torino, a tutti coloro che vogliono e hanno voglia di parlare di barocco e lo vedono proiettato nel futuro. Era un dialogo, perché era un dialogo con Andreina Griseri, la professoressa Andreina Griseri, che purtroppo per un impegno improvviso non può essere qui con noi, ma ci ha mandato un saluto, per cui ci sarà una sorta di dialogo un po' a distanza, ma ci sarà anche in questo caso un dialogo. Quindi vi ringrazio, buon lavoro, e cedo la parola alla professoressa Mercedes Viale Ferrero. Grazie. Pongo allora un brevissimo saluto, piacere e onore che ho proprio perché sono stata coinvolta nella rete del barocco in due occasioni significative. Nel 1963, quando ho partecipato alla mostra del barocco piemontese, e oggi perché partecipo alle indagini in corso su quella stessa mostra. Quando Giuseppe Dardanello mi ha parlato di questi studi, mi sono resa conto che
per quanto in tutti questi anni avesse sempre continuato ad utilizzare come riferimento scientifico e a consultare i tre volumi del catalogo del 63. Non mi ero mai posta delle domande, non avevo mai riflettuto sul contesto di quell'insieme, di quella che è stata un'impresa espositiva, ma dico impresa proprio perché è stata un'azione di grandiosa, di straordinario coraggio. E allora a questo punto ho ripreso in mano i tre volumi del catalogo e li ho guardati sotto un altro aspetto, cioè come se fossero il percorso di un viaggio che bisognava seguire e di cui si doveva trovare il punto di arrivo. Ora, questo si è rivelato un itinerario molto lungo, molto esteso, perché partendo da luoghi più frequentati, la pittura, la scultura, l'architettura, di cui è ben nota la funzione trainante, ci si trovava poi invece in altri posti molto meno esplorati e però essenziali, perché da loro, da quei punti, si potevano scoprire dei panorami nuovi, dei panorami anche diversi come qualità espressive, insomma. E allora ci si trovava a vedere, ammirare la qualità raffinatissima dei mobili e degli arredi intagliati, la forza decorativa degli arazzi, la ricchezza degli argenti, la fantasia, il garbo di porcellane e di maioliche, il pregio delle legature. E si è avuto l'impressione che ci fosse veramente una volontà di perfezione che animava e modellava gli interni delle regge e dei palazzi. Ma l'interno non è tutto, si usciva anche all'esterno e andando a teatro, il teatro veniva richiamato dagli disegni delle scene, dalle scenografie, e che a loro volta rimandavano al circuito cosmopolita dell'opera in musica. C'erano poi gli apparati per le feste, anche momenti di larga partecipazione, ma quelli a livello cittadino e locale. C'erano le monete e le medaglie che in cui confluivano il valore economico e il linguaggio simbolico. C'erano i libri che portavano notizie del mondo e introducevano delle idee molto innovative, addirittura anche rivoluzionarie. E c'erano ancora i tessuti e dei paramenti sacri, i ricami delle chiese che seguivano i canoni della loro destinazione, appunto, sacra. Tutti questi aspetti che si incontrano via via mi hanno fatto pensare come a tanti fili tematici che si intrecciano, si sovrappongono e compongono alla fine la trama di un tessuto culturale e storico che nel 1963 era ancora inedito. Questa linea di questo percorso permette di desumere che l'idea progettuale di Vittorio Viale per la seconda mostra del barocco fosse diversa, e dico diversa non nel senso di opposta, ma nel senso
di un completamento della prima mostra del barocco piemontese del 1937, che tendeva, è stata una ricerca di larghissima investigazione e ricostruzione ambientale, ma che nel 1963 si mirasse a mettere in luce la realtà di un barocco piemontese che aveva come carattere specifico e suo proprio la stretta correlazione e interconnessione tra le arti. Per usare ancora le parole di Viale, il proposito era di arredare le sale. Cioè, questa è una descrizione sintetica di un metodo che accostava alle testimonianze permanenti, le sale e particolarmente quelle di Palazzo Reale, la presenza temporanea delle opere raccolte per la mostra, cioè gli arredi. Questo era infine un confronto che direi sperimentale, in cui il termine mostra non significava raccolta di materiali esposti al pubblico, ma ricerca dimostrativa delle componenti artistiche della vita sociale. L'intervento di Andreina Griseri, che ora ascolterete, vi introdurrà nel cuore di quella stagione decisiva per la fortuna del barocco piemontese, mettendone in risalto con acuta sensibilità e eloquente discorso le origini, le diramate relazioni e gli esiti che, secondo me, ma non solo secondo me, sono ancora di attuale efficacia. Grazie. Io lascio. Grazie per quanto ci ha voluto regalare ancora una volta. Si è unita a noi al tavolo la dottoressa Elisabetta Ballaira, che è il responsabile culturale della Fondazione 1563, ma che è anche un'allieva della professoressa Andreina Griseri. E quindi, con un gesto di, devo dire, amore, no? Si presta a leggere il testo che ci ha mandato la professoressa Griseri. Grazie Elisabetta. Buongiorno a tutti. Come lettrice di Andreina Griseri mi perdonerete in anticipo. La prosa immaginifica della professoressa non è facilmente trasferibile, quindi tenterò di fare il mio meglio. È un pensiero. Un pensiero rivolto alle linee guida di un tempo costruttivo, concreto, positivo, il 1960-1963. Segno autentico nell'intreccio di cultura storico-artistica, la mostra del barocco piemontese, città di Torino, 1963. Punto pilota il Museo Civico di Torino, Piazza Castello. Laboratorio studio per l'impianto delle mostre. Sarebbero state tre, Palazzo Madama, Palazzo Reale e la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Filo robusto del gruppo di lavoro, la solidarietà. Cornice univoca nel realismo operativo delle ricerche. Disegno monitorato. L'architettura, Nino Carboneri. Scenografia, Mercedes Viale Ferrero. Pittura, Andreina Griseri. Scultura, Luigi Mallè. Argenti, Augusto Bargoni. Mobili, maioliche, porcellane, stoffe, ricami, Pietro Accorsi e Vittorio Viale. Gli architetti Andrea Bruno e Maria Grazia Daprà per gli allestimenti. Marina Bersano Begei, direttrice della Biblioteca Reale per i libri, la dottoressa Anna Serena Fava e il dottor Luigi Sacchero per monete e medaglie. L'insieme di un crescere diramato di identità. Su tutto la sensazione fuori da ogni routine, anticlimax di un laboratorio in evoluzione, un oltre, un dopo e con alternative possibili. Rivedendo i capitoli protagonisti sottolineati da Adolf Erik Brickmann nel Theatrum Novum Pedemonti, Düsseldorf 1931,
Altri capitoli, altre linee, arrivano a Torino con lettere appunti di Rudolf Wildkover, che nel 1949 aveva pubblicato, con il permesso del duca di Devonshire, un libro di schizzi di Filippo Juvarra nel bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, diretto ovviamente da Viale. Ecco, il dottor Viale era il perno, il segno rigorista che affrontava problemi e tensioni al Museo Civico e alla Galleria d'Arte Moderna che allora aveva creato e presentava mostre di calibro, Bacon 1962, Balla 1963. Con Viale direttore niente vertici, niente riunioni, molti e molti colloqui per procedere consultando schede e disegni di Juvarra e di Beaumont, confrontando affreschi e tele nel Palazzo Reale, di cui conosceva ogni documento, ogni serratura. Era stato commissario dei beni della corona. Su questo sentiero non asfaltato, più di una le tappe per misurare passaggi dinastici tra 600 e 700, scegliendo mobili e bronzi, avvisaglie perfette, diceva dimostrando che era tutto indirizzato alla cura, alla ville. Di qui il gusto dei principi sabaudi, che avrebbe portato legni e argenti in mostra. Chiaro il ritratto di quel cerchio, prima in nuova aristocrazia, e altrettanto chiari gli scatti eloquenti e energici del direttore, misura perfetta quotidiana, profilo acuto, stile Sainte-Beuve. Per la mostra del barocco decideva schede brevi, documentate, bibliografia essenziale. Era chiaro il metodo classico di lui archeologo, già soprintendente alle antichità, e dal 1930 direttore del Museo Civico di Torino. Di qui sicurezza e impostazioni per le raccolte, i cataloghi, le esposizioni. Così nel 1956 la mostra Gaudenzio e Gaudenziani, con Testori. Ne era fiero, quel modo stupendo era emerso con il volume per Spanzotti a Ivrea. E nel 1959 mostra a Torino per il caravaggismo di Tanzo da Varallo. Segno di svolta, commentava Caldo Testori, per il vostro pazzo barocco. Continuava a scegliere come punto d'arrivo il Museo Civico. Era l'anno delle puntate romanzo I segreti di Milano, Il Fabbricone, Feltrinelli, edizione economica 1963. Periferie proletarie, fermenti sociali, passioni, ribellioni. E Torino, lo diceva, era un altro pianeta. E si parlava della mostra in fieri del barocco. Ci chiedeva perché poco spazio per il boetto, incisore severo, autonomo, per niente gesuitico. L'avevo presentato in paragone con Longhi nel 1961. E poi un libro e schede con Carboneri e Morra. Certo, è terreno ancora da sottolineare. Per la mostra del 63, Testori segnalava i capitoli preparati per la festa. Antimonio prezioso, arazzi, tappeti e la scenografia. Quel filo intrecciato era nelle mani di Mercedes Viale Ferrero, corredato con ricerche approdate per teatro e musica. Emergevano Torino e Roma con il teatro del Cardinal Pietro Ottoboni, al centro Juvarra, amico di Corelli e Scarlatti. Il tutto documentato da Mercedes. Avremmo voluto raggiungere quel ritmo che forgiava ogni avvistamento con precisione assoluta e divertente, prova d'orchestra con metodo di grande respiro, segnando apertura per un oltre. E avrebbe toccato le svolte degli studi d'architettura con Henry Millon, studioso di Juvarra, con Richard Pommer, ricerche d'avanguardia, strutture aperte di Juvarra, Alfieri e Vittone, documentate con l'edizione curata da Dardanello e sostenuta dalla compagnia nel 2003. Sono fondamenta per i prossimi capitoli del barocco. Theatrum novum. Andrina Griseri, potendo ricordare tantissime attività importanti della sua vita, è stata anche lei così generosa di voler chiudere con un ricordo di quando è stata vicepresidente della Compagnia di San Paolo, ha lavorato alla Fondazione, quindi un ricordo generoso nei nostri confronti.
importante. Somma studiosa, ha reso riconoscibile il valore nazionale e internazionale della cultura figurativa piemontese, è stata docente di storia dell'arte moderna all'Università degli Studi di Torino, è accademica dei Lincei, è la persona che, come dicevo, insieme alla professoressa Mercedes Viale Ferrero, era indispensabile per darvi il benvenuto e l'avvio di questi lavori. Uno sguardo nuovo sul barocco in Italia.